C'è una musica in quel treno che si muove, va lontano. Musica di terza classe in partenza per Milano. C'è una musica che batte come batte forte il cuore di chi parte contadino ed arriverà a Terrone. C'è una musica... I complessi di inferiorità. Credo che i meridionali in molti casi siano inferiori. Siano inferiori. Allora, mo voglio vederti fare una telefonata al libro perché voglio parlare col signor Feltre, visto che ha detto che era strunzata sui meridionali, che siamo inferiori e minori, insomma. E volevo fare anche la mia telefonata, quella del pastore di Vincenzo. Vediamo un po' se mi risponde qualcuno. Allora. Devo cercare di parlare anche un po' in italiano, vediamo un attimo, devo strollocare un po'. Come sto? Buongiorno, buongiorno signora, signorina, non quella che è la segretaria di Libero, il giornale lì. Senta, io sono Vincenzo, il pastor lucano, vi sto chiamando dalla Basilicata. È possibile parlare con Sua Maestà, Eccellenza, signor Feltri? O non è consentito ai meridionali poter parlare? Ma chi se ne frega se s'arrabbiano? Ah, è riunione. Posso dire a lei, posso dire a lei. Allora, senta, no, io veramente non chiamo per fare guerra perché io sono sempre per la pace, insomma, figuriamoci, sono un pastore che non ammazzi suo agnello, figuriamoci. Volevo solo dire due parole. Tra meridione, inferiore, quello e quell'altro. Allora, io non capisco perché ancora ad oggi si debba parlare con sta cosa, terrone e non terrone. Io ad esempio sono un povero contadino. E se non ci fosse un contadino che zappa a terra, oppure un pastore, nemmeno il latte potrebbe mangiare, potrebbe bere e mangiare il formaggio, anche il signor Feltri, di cosa si nutre? Magari è vegetariano, ho capito, e non si mangia la carne, ma un formaggio su mangio, il latte, la frutta, le arance più buone vengono dalla Sicilia, ad esempio, l'olio viene dalla Puglia, da tutta la parte di Lecce, di Brindisi, di tutta quella parte lì. E un pane, l'hanno assaggiato un pane d'Altamura, che vicino alla Basilicata, è mai stata ai Sassi di Matera, la meraviglia d'Italia, città della cultura 2019. Come mai ci hanno fatto città della cultura se siamo inferiori e così ignoranti? Qualcosa è sfuggito al signor Ferdi, sicuramente. L'altra sera ero un po' arrabbiato, ma poi io dico, si può vivere tanto bene, perché fare ancora questa guerra tra poveri? E da su, e i napoletani, arriva a Napoli e te si apre un cuore. Mai assaggiato a pastier? Non l'ha mai mangiata a pastier che ti delizia? La sfogliatella che c'è che era liscia, e quella lì, ci preferisco quella liscia veramente. Insomma, è possibile che ancora ad oggi ci debba essere questa cosa? Poi gli deve dire un'altra cosa, signor Feld. Signorina, ma stia ascoltando, non mi prende in giro, che cavolo sta ridendo? No, metta proprio quel viva voce che mi devono ascoltare tutti, che io è capace pure che vengo lì, ma io veramente mi faccio essere arrabbiato. Allora, le dica che, no, che siamo tutti figli di un solo Dio. E ricordatevi che poi io l'ho vista la trasmissione l'altra sera, si parla di questa situazione che stiamo vivendo, ma non lo vedete che il Padre Eterno ci ha castigato, ci ha rinchiuso tutte dentro casa, ha svuotato le strade, delle città, e ancora c'è questa cattiveria, ma non lo vede, non ha visto quelle bare che se ne andavano, e ancora c'è tutta questa alterigia, io sono, tu non sei, ma noi siamo tutti figli a un solo Dio, verde, bianco, russo e Turchina, centro, sud, tutto il mondo, siamo tutti fratelli, ancora stiamo a parlare di questa cosa, ma ci rendiamo conto. Ma come diceva il grande Totò, noi apparteniamo a morte,
di sciallile che appartano in mamma. Non mi fate arrabbiare, signorina e signorina. E allora, io no, io volevo dire, mo tanti hanno detto che non compreranno libri, io siccome sono un signor, ma io penso anche tanti meridionali, siamo signor, lo compriamo perché non lavoro solo lui, lavorano tante famiglie, ne mangia pure loro. Dilli pure che a Milano sa quanti meridionali ci vivono, che se no hanno dovuto emigrare i meridionali, se non sono dovuto andare in America, hanno lasciato le famiglie. Quando lasciate per fare pur dove state voi, quei palazzoni, quelle cose, cioè dove va avanti solo la mano dei meridionali, c'è sempre la firma dei meridionali che si sono fatta tante rumazze, hai capito? Questo vi volevo dire. Io lo invito pure nella mia terra, riparlo della mia terra, lo invito anche nella mia Basilicata, se vuole venire lo andiamo a prendere e lo portiamo, anche se abbiamo un problema con i treni, non fa niente, ma teniamo un mare, teniamo un cuore buono. E allora già da quando arriva da Roma in giù, per non parlare le bellezze di Roma, a parte che c'entra una nominata proprio, figuriamoci, se non siamo inferiori, cioè sono inesistenti. Comunque io non voglio fare di una guerra, io posso solo dire che sud, nord e centro, e noi, se non ci fosse sud, non esisterebbe né centro né sud e né nord, e insomma siamo vedi che mi fai anche perché quando io mi innervosisco mi viene anche questa cosa. Comunque, se mai mangiate acipollo di Tropea, come che parlano di calabrese, acipollo di Tropea, calabrese, sono calabrese, mangiate, ma non credo proprio. Allora se sale a mangiare tutte queste cose la nasce tutto Stuart, e scusa, perché se lui parla male che non ci può vedere, io chiamo in segno di pace, se vuole venire lo invitiamo, tu come scende da Napoli giù a Salerno, poi scendi ancora e c'è la Basilicata, una terra un po' dimenticata, però bella, bellissima. Poi c'è la Puglia, il Golfo di Taranto ci si allarga il cuore. Ha mai visto quando si apre il ponte Girevole a Taranto che passano tutta la nave che vanno nel mondo? Ma che volete parlare? Ma per corte, la Sicilia, la Sardegna. Signora mia, ma sta ascoltando, signorina? Mi registra tutto, Comunque, niente, io volevo solo dire, cerchiamo di... che non siamo nessuno, solo il Padre Eterno. E ripeto, io voglio chiudere sempre con un grande Totò, che tra l'altro era meridionale, i migliori dottori, professori, che tutti da giù se ne vanno, per via, è vero che manca il lavoro, ma noi abbiamo i migliori laureati in tutto il mondo, quasi tutti i nostri nipoti, i miei nipoti, i figli e cose, tutti laureati, e siamo tutti meridionali. E come diceva Totò, dillo al signor Feltre, appartano in Mamurt. State buon, da Vincenzo, il pastore Lucano. Ciao signorina, saluta mille il signor Feltre, da Vincenzo, il pastore Lucano. State buon. Direttore, non puoi dirlo questo. E chi se ne frega, sarà? Ma chi se ne frega se sarà?